Il 28 giugno 1867 nasceva nell'attuale città di Agrigento Luigi Pirandello. In occasione dei 150 anni dalla nascita, per delinearne la sua figura, abbiamo chiamato in causa Aurelio Pes, punto di riferimento nel panorama culturale dell'isola e non solo. Luigi Pirandello passa alla storia come drammaturgo, scrittore e poeta, ma se dovessimo raccontare a chi non lo conosce completamente, cosa potremmo dire di lui? Beh, intanto sì, lui era drammaturgo, ma guarda caso negli ultimi anni della sua vita. Lui esordì con dei racconti, tra cui quello memorabile, Ciao, la scopre la luna. Perché uno scrittore di quel livello lì comincia con i racconti? Per addestrare la mano. C'è un equivalente con la pittura, tutti i grandi pittori sono dei disegnatori. Il disegno rende morbida la mano, cioè dà alla mano una memoria, indipendente addirittura quasi dall'artista. Questa è l'operazione di Pirandello, che comincia appunto con una grande quantità di racconti, simultaneamente studia il verso. Ecco, per esempio pochissimi sanno che lui conosceva la metrica in maniera impeccabile, al contrario di molti letterati siciliani ultima generazione che di metrica ne capiscono molto poco e ritengono la poesia sciocca e ridicola, mentre sono sciocchi e ridicoli loro. E quindi è un personaggio complesso, molto al di là di quanto noi non sospettiamo. Ecco, la produzione di Pirandello è vasta e poliedrica in maniera particolare. Dal suo punto di vista, in quale dimensione egli si muoveva più agevolmente o la produzione è stata più felice? Dunque, il romanzo Il fu Mattia Pascal è un capolavoro strepitoso. Anche lì ci sono dichiarazioni di intenti che preludono alla grande messe poi teatrale. Le dichiarazioni di intenti quali sono? Lui non sopporta la lingua aulica, proprio ha un sommo disprezzo per questa aulicità, questo parlare in gingheri, non so se è chiaro, messi su una specie di colonna a dominare il mondo. E in questo è prossimo ad alcuni sommi scrittori di tutti i tempi e di tutti i paesi. Dante Alighieri scrive la commedia, non divina, divina la misero gli altri. La commedia, che significava la commedia? Contaminazio, tra linguaggio alto e sermo humilis, il gergo del popolo. Questa contaminazio in Pirandello è straordinariamente viva e presente, al punto tale che qualcuno ha parlato di stile piatto, di stile senza pointe, il che è in parte è vero, ma è inquietante che poi lui riesce a interessare il mondo intero attraverso la mancanza assoluta di effetti speciali. Non so se è chiaro. Chi era Pirandello? Andiamo al sodo. Pirandello era uno che odiava la sicilitudine, l'isolitudine, dunque il primo termine di Sciascia, la sicilitudine, come se la Sicilia fosse condizionata a esprimere cretinaggini, perché c'è un archetipo che sovrasta il siciliano, un archetipo ineludibile, appunto la sicilitudine. Bufalino, per distinguersi da Sciascia, inventa la isolitudine. Ambedue i termini, purtroppo per loro, fanno rima in maniera perfetta con ebetudine. Ebetudine, cioè mettono la cultura siciliana in uno stato di stasi e vorrei quasi dire di rigor mortis. Ecco, quindi che cosa invece diceva Pirandello? Io sono cittadino del mondo, sono viaggiatore senza valigia. Qua va spiegato perché viaggiatore senza valigia, perché dovunque lui andasse, pur trovandosi benissimo, perché per esempio in Germania era considerato un dio, non parliamo in Sud America, che al tempo Jorge Luis Borges lo aspettava trepidando, ecco, lui tuttavia non si riconosceva se non nel suo continuo migrare e nell'essere continuamente viandante. Questo è stupendo, no? E come conclude tutta questa sua straordinaria visione del mondo? Lui dice a un certo punto: io credo nell'uomo multanime, perché la Sicilia è frutto stupendo di sincretismi incredibili e quindi si riconosce in tutto e in tutti, e in questo senso è scisso, ma è scisso non per stupidità ma per scelta e per profondità.
Quindi come se lo spiega lei questa visione anticipatoria di Pirandello su questi temi che appunto con la sicilianità avevano poco a che fare già allora e anche oggi? Ma questo è il compito, è francamente indecifrabile, del vero genio. Il vero genio è questo, e in qualche modo è votato a essere perdente. Guardi che Pirandello non è stato capito in Italia, e a lungo è stato assolutamente considerato fuori gioco e anche spregevole. Talvolta i fascisti lo attaccarono, lui dice sì, è vero che aveva preso la tessera del fascismo, ma l'aveva preso per un fatto molto semplice: aveva un teatro enorme con cui girava in tutto il mondo e senza l'appoggio dello Stato non aveva che fare. Ma lui non amava il fascismo, non lo amava proprio per niente. Senta, quando gli conferirono il Nobel, lui scrisse un biglietto a macchina ripetendo 27 volte la parola pagliacciate. Penso che in questo breve scritto risieda molto anche l'anima di Pirandello. Ritorniamo al concetto di identità. Che cos'è il premio Nobel? Tu hai questa identità, e lui non poteva accettarla. Ecco perché scrisse pagliacciate, ma lo scriveva sul serio. La cosa strana è questa: non era una finzione, non era una forma di snobismo come abbiamo visto negli ultimi tempi con Dylan Thomas eccetera, che insomma francamente è stato anche abbastanza maleducato. Comunque invece nel caso di Pirandello è la verità, cioè perché mi identifica? Io non sono identificabile. Uno, nessuno e 100.000. Cosa diceva Orazio? Unus multorum, uno dei molti. E uno, non uno e i molti, ma uno dei molti. Lui, il grande scrittore, fa parte di quella massa anonima, la quale però è il sale della terra. Un'ultima domanda, ma secondo lei i giovani di oggi quale aspetto particolare potrebbero trarre dalla lettura e dallo studio di Pirandello? Che si può vivere soltanto nelle multietnie e non possiamo vivere chiusi in volgari recinti a parlare tra di noi sempre delle stesse sciocchezze, dei soliti luoghi comuni e della volgarità più assoluta. Se lei ci pensa, questo mondo dei recinti è il mondo del razzismo che ritorna, è il mondo del disprezzo dell'uomo contro l'uomo e così via. Non è foriero di cose buone. Se continuiamo così, in futuro avremo guerre civili tali da fare diventare quasi dei cherichetti questi dell'ISIS.